si ottiene un prodotto cinematografico con pochi mezzi? La risposta migliore ce la dà Robert Rodriguez. Per risolvere i problemi non uso i soldi, uso la creatività. Dopo tanta teoria, oggi passiamo all'azione. Sigla! Ciao, sono Francesca e benvenuta in una puntata speciale dei Licaoni Cinema Show. Dopo aver affrontato in maniera organica regia e montaggio con ben 10 video che trovate qui, oggi, come avrete già capito, facciamo un episodio un po' particolare, fuori serie, e lo dedichiamo a rispondere a una domanda che ci fate spesso. Ragazzi, bella la teoria, però che telecamera devo comprare per fare il cinema con la K maiuscola? Caro aspirante cineasta, come dice quell'amabile bazzone di Rodriguez, non sono i soldi o la telecamera l'aspetto più importante. Quindi, cosa serve per dare alle nostre produzioni quella grandeur del cinema che tanto ci piace? Proviamo a rispondere con alcuni consigli tra il tecnico e il pratico, accorgimenti a basso costo che abbiamo appreso nel corso degli anni. Ma prima voglio mostrarvi una cosa. E va bene. Ho quasi 20 anni e sono ancora vergine. E allora? No, dico, è un reato? L'ho detto. Beh, sì, probabilmente è una cosa normale. Ma penso che se non ne parlassi con qualcuno impazzirei. Del Maiodé, cortometraggio d'esordio dei Licaoni, giugno 1999. E ora questo. Non potete fermarlo. Lui uscirà, inginocchiatevi e implorate il suo gioco. No! Dobbiamo salire e valutare la situazione dall'alto. Seguimi. Elba, l'eredità di Napoleone, giugno 2014. 15 anni di sperimentazione, tentativi e lavoro tosto. Ragazzi, è lunga e si buona rock and roll. Ciao, sono Alessandro e come immaginerete, anche noi Licaoni, dopo quel primo goffo tentativo di tanti anni fa, iniziamo a domandarci come ottenere un look un pochino più cinematografico. All'epoca non c'erano reflex o software fichissimi con giga plugin per simulare la pellicola, non avevamo ovviamente soldi per girare con una vera cinepresa e non esisteva manco YouTube dove poter trovare uno straccio di tutorial. Ma pensate un po', la prima cosa che imparammo fu che il sapore di cinema nasce da molto prima delle riprese, nasce dalla scrittura. Era una cosa che davamo per scontato, ma in realtà poco alla volta ci rendemmo conto che molto dipende da come strutturi le scene, da come articoli un dialogo. Per farvi un esempio, Elba nasce come un prodotto per il web, ma l'abbiamo scritto pensandolo come un filmone hollywoodiano. Ci sono personaggi dotati di backstory, personalità contrastanti, macro conflitti, micro conflitti, dialoghi serrati e archi evolutivi. Ci sono simbologie, ciclicità, ci abbiamo infilato le svolte, il punto di mezzo, le pinze, i colpi di scena, i cliffhanger, momenti comedy, dark, action, drama, Mario Merola, insomma un botto di roba da condensare in mezz'ora. Per la scrittura di Elba abbiamo cercato il ritmo del web, ma siamo partiti dalla struttura del cinema. Ci sono i classici tre atti, dove, dopo un'introduzione che presenta contesto e personaggi, un evento inatteso catapulta i nostri eroi in un'avventura fuori dagli schemi. Generalmente questo evento arriva a un quarto della narrazione, si chiama prima svolta. 3, 2, 1. C'era anche il suono di Ando Casco. È un approccio alla scrittura mutuato dalla narrazione cinematografica che attinge a archetipi riscontrabili praticamente in ogni film hollywoodiano e in generale in ogni buona storia. Chi si cimenta con i primi esperimenti a basso budget spesso si butta a capofitto sul video senza dedicare tutto lo studio e tutta la dedizione a questa prima, importantissima fase. E per la quale assolutamente non vale la scusa ma non c'ho mezzi, dal momento che non serve un budget, sono tutti strumenti gratuiti, basta studiarli e potranno dare facilmente alla vostra produzione un respiro e un ritmo cinematografico. Comunque di tutto questo parleremo nel dettaglio quando affronteremo la sceneggiatura. Un altro modo per avvicinarsi alla resa da cinema è impostare la regia come in un film da cinema. Per scegliere il punto macchina più cinematografico non servono soldi, serve gusto, attitudine narrativa e guardarsi tutti gli episodi del Cinema Show. Adottando le tecniche di cui abbiamo parlato sarete sicuri di avere un prodotto che quantomeno non sembrerà il vlog di un topo cane. Forse. Prendiamo le riprese. Un aspetto che può far sembrare il vostro video più ricco è il movimento di macchina fluido.
Quando non si hanno soldi, in genere le scelte più facili sono o fissa sul cavalletto o mossa a spalla, ma qualsiasi babbuino con una telecamera può fare riprese traballanti. Invece una bella ripresa stabile e fluida fa immediatamente cinema, quello bello. Ovviamente non è che dovete stabilizzare i movimenti, a volte la camera a spalla, mossa e nervosa, è la scelta narrativa migliore, tipo in The Art Locker della grandiosa Catherine Bigelow. E ricordatevi che la narrazione va sempre avanti a tutte le trovate tecniche, ma un bel movimento fluido è sicuramente qualcosa che innalza il production value del vostro video. Per esempio in Elba, a seconda dell'esigenza, abbiamo usato un normale cavalletto per panoramiche morbide, una piccola slider per movimenti di massimo un metro, camera a mano con spallaccio bello peso, e soprattutto un gimbal stabilizzato su tre assi. Ok, è uno strumento che un po' costa, ma è una tecnologia in sviluppo e se ne trova una versione molto economica, addirittura per GoPro e iPhone. In alternativa potrete sempre costruirvi in casa una Toxicam di legno come facemmo noi per Nano. Eccoci qua. Qui sono le fottutissime chiavature, ok? Il prossimo consiglio per togliere al vostro video la puzza di vlog è: non abbiate paura di girare in esterni. Di solito i cortometraggi con pochi soldi si riconoscono subito perché sono ambientati in un unico spazio chiuso, ma paradossalmente oggigiorno è più facile girare in esterni o scine bene che ottenere un risultato convincente in interni, a patto di saper lavorare con il sole. Con l'aiuto del sole vincerò! Attacco solare! Il caro vecchio pallone di luce è l'illuminatore più potente e economico che abbiamo, ma va saputo domare. A seconda della vostra location dovrete valutare il momento migliore della giornata per girare, quando la luce del sole arriverà con l'angolazione migliore. Dovrete fare dei sopralluoghi, organizzare il piano delle riprese di conseguenza e quando girerete dovrete essere veloci perché sapete, il sole ci gira intorno. Generalmente è bene evitare di orare quando il sole è allo zenith perché è troppo intenso e per via delle brutte ombre che crea sotto gli occhi degli attori. Meglio sfruttarlo quando è più basso e cadente, magari rimbalzandolo con uno di questi, per schiarire l'altro lato del soggetto e scolpirlo con dettagli interessanti. Oppure girando nell'ora magica, che è quel momento durante l'alba o il tramonto in cui c'è una luce diffusa morbidissima che cambia a vista d'occhio e quindi muovetevi che è bella ma dura poco. Per esempio in Elba abbiamo girato nella Magic Hour del tramonto, anche se in realtà la scena è ambientata all'alba. È il finale, momento ideale per rendere i nostri due protagonisti bellissimi nel momento romantico. Tutto bene, mademoiselle? Chi sei? Sempre proseguendo sui consigli di fotografia, argomento a cui comunque dedicheremo degli appuntamenti in futuro, un'altra cosa molto utile per dare ricchezza al vostro girato è evitare di sovraesporre le riprese. Zone dell'immagine bianche sparate che renderanno immediatamente il video amatoriale. Cercate di usare la funzione zebra che quasi tutte le macchine hanno. In questo modo potrete vedere se state bruciando e correre ai ripari. Ovviamente il consiglio vale anche per la fase di color correction. Una post-produzione aggressiva rischia di rendere tutto un po' meh. Un altro trucchetto molto semplice per avere immagini più cinematografiche è girare a 25 fotogrammi progressivi non interlacciati e soprattutto utilizzando un valore di velocità dell'otturatore pari a un cinquantesimo, che è 1 fratto il doppio del vostro frame rate, per avere un motion blur fluido e simile a quello che generalmente vediamo al cinema. Ovviamente fate eccezione per particolari esigenze narrative, dove invece, per esempio, potreste volere maggiore scattosità per enfatizzare le mazzate. Una cosa su cui ci scornammo molto a inizio carriera era il formato dei nostri filmini, l'orribile 4 terzi, che all'epoca era lo standard dell'home video e che ovviamente sfigurava rispetto al glorioso 16 noni delle sale. Per ovviare iniziamo a sovraimprimere artificialmente in post-produzione le famose bande nere, l'altresì noto letterbox. Qui la teoria che c'è dietro sarebbe lunga, ma vi basti sapere che nonostante adesso lo standard video sia proprio il 16 noni, noi continuiamo a usare le bande per simulare un formato ancora più fico. E se fossi gay? Attenzione però, non è una cosa che basta metterla così appiccicata sul video a fine di tutto. Bisogna prevederla in fase di pre-produzione, perché non tutti gli ambienti si adattano a essere ripresi in formato panoramico. È una questione di composizione dell'inquadratura. E poi durante le riprese dovrete calcolare che una parte dell'immagine verrà coperta in post. Quindi, un trucco semplice. Se la vostra camera non ha nessun marker per il widescreen, applicate sul monitor nel nastro carta e avrete un riferimento del risultato finale.
Personalmente sono cresciuto con i film in Panavision e immediatamente associo quel formato anamorfico a qualcosa di estremamente cinematografico, ma anche qui dipende dal tipo di storia che state raccontando. In Elba, per esempio, l'ho ritenuta una scelta consona per far risaltare la bellezza dei paesaggi elbani e per rendere l'isola presente e centrale visivamente, così come lo è anche a livello narrativo. Senza contare che l'uso di reali lenti anamorfiche, troppo dispendiose per le nostre tasche, avrebbe generato una serie di aberrazioni molto cool, come i caratteristici lens flare tanto cari a JJ. Per ottenere quell'effetto molto cinema hollywoodiano esistono varie plugin, come il famosissimo Optical Flare di Video Copilot, oppure trucchi artigianali come applicare un pezzo di lenza sull'obiettivo per rifrangere la luce. Un altro aspetto che si è curato adeguatamente porta il vostro video a livelli alti è, indovinate un po', l'audio. Li sono messo in tasca. Vai, lo sentite. Ok. No. Potrete pure averci le immagini più fiche dell'universo, ma se l'audio è uno schifo, il risultato sarà amatoriale. Badate, non servono miliardi per ottenere un suono pulito. Un buon microfono direzionale, un lavalier o anche il recorder dello smartphone non sono cose troppo costose. L'importante è che l'audio sia ripreso il più possibile vicino alla fonte, isolando il resto dei suoni. Quindi, no, l'audio della telecamera non va bene. Leonardo! Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les gendarmes? Francese. In questo modo, quando sarete in post-produzione, potrete controllare completamente ogni singolo suono e parola e non solo farli sentire perfettamente allo spettatore, condizione quantomeno basilare, ma arrivare addirittura a farne un uso espressivo, tipico del cinema bello. E parlando di suono, come non parlare della musica? Spesso la musica racconta meglio delle parole e tramite essa potete dare un impatto enorme al vostro video. Per il Bavaro, ad esempio, abbiamo avuto la fortuna di lavorare con il maestro Alessandro Moro, che ha composto appositamente uno score orchestrale sinfonico. Qui potete ascoltare l'intera colonna sonora. Il Maestro Moro è disponibile per colonne sonore di film, cortometraggi, web series o anche per feste di matrimonio o comunioni. Ma se fosse impegnato, potete sempre ricorrere a servizi online di musica orchestrale a costi accessibili o a library in Creative Commons. Un altro accorgimento? Eccovelo! Usate il montaggio come farebbe Robert Rodriguez. Ossia, siate creativi, tagliate il superfluo, acchiappate il ritmo del film e non mollatelo. Come si è ripetuto più volte nelle puntate dedicate al montaggio, è in questa fase che create il film e voi potete fare la differenza, trasformando una sequenza pallosa stile cortometraggio a mirombelico in una roba che funziona. Consiglio, nel montare una scena di dialogo evitate di passare sull'attore solo quando dice la sua battuta, se no sembrerà una prevedibile partita di ping pong. Provate invece a intervallare col piano d'ascolto dell'altro interprete, cogliete le reazioni, accavallate le battute, giocate di contrappunto, insomma, tutto questo creerà dinamismo e vi allontanerà dal prodotto amatoriale. Nei panni dell'imperatore... Questo dettaglio mette una pressione molto più medita, te l'assicuro. Ora però, ragazze del futuro, silenzio, perché devo lavorare una strategia, si vous plaît. Oh, imperatore del passato! Questo casino mi pare che sia tutta colpa tua, quindi vedi di piantarla con queste pose. Nella mia epoca saresti già senza testa. Nei panni dell'imperatore... Questo dettaglio mette una pressione molto più medita, te l'assicuro. Ora però, ragazze del futuro, silenzio, perché devo lavorare una strategia, si vous plaît. Oh, imperatore del passato! Questo casino mi pare che sia tutta colpa tua, quindi vedi di piantarla con queste pose. Nella mia epoca saresti già senza testa. La volta scorsa il compitino consisteva nell'individuare nel film I Re Q un esempio di attacco in asse, attacco sul movimento, montaggio parallelo e montaggio alternato. Il primo a dare la risposta giusta è stato Lance Kuba, che vince l'amicizia di Mister Del Toro e la versione deluxe del film di Sfascia. Lance Kuba, benvenuto nel club degli amici di Guillermo. Nuovo compitino. Compitino! Per tutto l'episodio abbiamo parlato di resa cinematografica, ma senza darne una definizione precisa. Provateci voi, scrivete nei commenti la vostra personale definizione, provando a spiegare cosa per voi è cinema e cosa no. Anche restando sul teorico, senza scendere in tecnicismi. La riflessione più intrigante vincerà l'amicizia di Guillermone e, udite udite, una copia del fumetto Elba, l'eredità di Nerina. Siamo in dirittura, ma prima una segnalazione. È attiva la campagna Kickstarter per finanziare Real, il fan movie tutto italiano di Ghostbusters, realizzato da un'idea del grandissimo Edoardo Stoppacciaro. Qui trovate il trailer, in descrizione il link per supportare la campagna. Chi chiamerete?
Io invece vi ricordo che per il ciclo Nuovo Cinema YouTube il 26 novembre pubblicheremo Alice's Adventures in Tuscany, il nostro nuovo lavoro che omaggia Alice nel Paese delle Meraviglie e che esce proprio nel 150ennale della pubblicazione del libro di Lewis Carroll. Si tratta di un lavoro inedito, molto complicato, nel quale per la prima volta abbiamo girato in inglese. Don't miss it! Sperando che questa puntata fuori serie vi sia stata utile, valutate di mettere un mi piace, condividere il video e diventare un mariachi. Per non perdervi le prossime uscite di Nuovo Cinema YouTube, iscrivetevi al canale e seguiteci su Facebook, su Twitter e su Google+. Siate creativi, fregate il sistema e abbiate una vita piena. Ciao!